Francesco Bacone, Liberiamoci dall'idola. Se hai in mano questo libro, forse pensi che leggere sia bello. Dicono sia una buona abitudine, perché permette di sapere tante cose. Bacone è stato un grande sostenitore del sapere. Sapere è potere, diceva. Solo chi conosce veramente può diventare padrone del mondo. Ma per conoscere non basta leggere. Bisogna anche fare esperienze e soprattutto andare a fondo delle questioni. Ora, la buona notizia è che tutti siamo in grado di accedere al sapere. Quella brutta è che i nostri pregiudizi ci impediscono di farlo. Bacone chiama i pregiudizi idola. Se in palestra tre bambini di un certo quartiere sono maleducati, pensi che in quel quartiere lo siano tutti. Se a casa si litiga alzando le mani, pensi che la violenza sia giusta. Se in televisione dicono che avere un'arma fa stare sicuri, credi anche tu che averne uno sia sicuro. Bene, ti sembra così di sapere molte cose. Ma sai che c'è? Non ne sai nessuna, perché non hai usato nemmeno una delle tue capacità. Per non restare ignorante, la prima cosa da fare è riconoscere quali sono i tuoi idola. E la seconda è sbarazzartene. Solo allora potrai andare a conoscere gli abitanti di quel certo quartiere per capire se sono o non sono maleducati, dire che la violenza è o non è giusta, che le armi sono o non sono una soluzione. Se sapere è potere, significa che poi potrai fare tantissime cose se le conosci, perfino dominare la natura. Per giungere quindi a un sapere vero, la prima condizione e guardare il mondo senza le lenti appannate dall'idola. Søren Kierkegaard, il dilemma della scelta. Durante una gita in montagna ti può capitare di percorrere un sentiero e trovarti a un certo punto davanti a un cartello con più indicazioni. Per la cima del monte si va di qua, per il lago a valle si va di là. Cosa scegli? Quale strada prendi? A Kierkegaard la questione della scelta stava molto a cuore. Lui diceva che siamo liberi di decidere, ma anche prigionieri. Ti sembrerà strano, ma in effetti avere tante possibilità, se da un lato ci permette di fare tutto ciò che vogliamo, dall'altro ci disorienta. Prova a pensarci. Se scegli una cosa, devi rinunciare all'altra, perché scegliere significa rinunciare alla possibilità, non scelta. Nell'incertezza a volte dici, lancio una monotina. Se esce testa, prendo il sentiero che porta al lago. Se esce croce, quello che porta in cima alla montagna. Ma sulle cose importanti non vuoi far decidere a una monetina. E scegliere non è facile, perché a volte la tua indole ti dice una cosa, la tua testa te ne dice un'altra, il cuore un'altra ancora. A un certo punto però devi fare la tua scelta. E sai una cosa? Le scelte che fai ti fanno capire tanto su di te. Quello che ti piace e quello che non ti piace. Quello che per te è giusto e quello che invece trovi ingiusto. Scegliendo decidi che vuoi essere in un modo e non in un altro. Non averne paura e ricorda, non puoi evitare di scegliere, perché anche non scegliere è una scelta. Martin Heidegger, Essere nel mondo. Ti sei mai chiesto che cosa ci faccio qui, in questo mondo? Stiamo dentro il mondo come pupazzi gettati in una cesta? Per Heidegger, noi esseri umani siamo sì gettati nel mondo, ma a differenza dei pupazzi abbiamo un progetto nel mondo. Un pupazzo, come qualsiasi altro oggetto, non ha un mondo, perché è semplicemente una cosa. Tu invece sei nel mondo, ma aperto al mondo, perché le cose e le persone che ti circondano ti sollecitano e ti impegnano di continuo. E tu rispondi ai loro stimoli, dai loro un senso, come loro ne danno uno a te. E sei proprio tu a decidere
come vivere il tuo rapporto con il mondo. Puoi vivere in modo inautentico, uniformandoti al modo in cui tutti vivono, mangiando come si mangia, vestendoti come tutti si vestono, divertendoti come ci si diverte, senza mai essere te stesso. Oppure puoi vivere in modo autentico, cercando di esprimere te stesso, senza uniformarti alle mode. E siccome la vita non è infinita, perché tutti nascono e muoiono, ti apparirà improvvisamente molto più semplice capire se vale la pena vivere come una persona autentica o non autentica. Umberto Eco, La magia della biblioteca. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Forse per te le immagini della TV sono di gran lunga più interessanti. Certo, qualche libro dovrai leggerlo per la scuola, ma finiti i compiti, non vedrai l'ora di sintonizzarti sul tuo canale preferito. Se per te leggere è faticoso, perché lo senti come un dovere che toglie tempo al divertimento? Forse Eco può farti cambiare idea. C'è un posto dove non troverai libri nuovi di zecca in vendita, ma libri che raccontano anche la storia di chi li ha letti, con una piccola orecchia alla pagina, una parola cerchiata, una frase sottolineata. Questo posto è la biblioteca, un labirinto magico fatto di parole. Tu ci entri alla ricerca di un libro, ma ti batti in un altro che non stavi cercando e pensi: lo voglio leggere. Ora immagina che questo succeda tutte le volte che entri in biblioteca. Alla fine, i libri che non hai ancora letto o che per quanto ne sai non sono ancora stati scritti diventano molto più preziosi di quelli che hai già letto. Per Eco, questo accade perché ogni libro fa nascere in te nuove curiosità. Ma non è solo questa la magia della biblioteca. Tra gli scaffali di questo labirinto, ogni libro è una pozione magica, perché ogni storia nuova può farti vivere un'altra vita. Così, più libri leggerai, più vite accumulerai e più occasioni avrai di modificare le tue idee, rendendole più idonee a comprendere il mondo.